costellazione particolare visibile a sud nel periodo tra maggio e ottobre è quella dell'Ofiuco, la tredicesima costellazione dello zodiaco. Per parlare delle costellazioni zodiacali dovremmo prima parlare dell'eclittica. È il percorso apparente che il Sole compie in un anno rispetto allo sfondo della sfera celeste. In questo percorso, dalla prospettiva terrestre, il Sole attraversa diverse costellazioni che sono dette zodiacali, in quanto si trovano sulla fascia zodiacale, termine che in greco antico significava zoo degli animali celesti. Queste costellazioni, a differenza della credenza comune, non sono 12, ma bensì 13, in quanto anche l'Ofiuco rientra in parte nella fascia zodiacale. La costellazione narra la storia di Asclepio, identificato dagli antichi greci con il dio della medicina. Asclepio, figlio d'Apollo e Coronide, fu allevato dal centauro Chirone, imparando le arti della guarigione e della caccia. Diventò famoso per le sue abilità mediche straordinarie, inclusa la capacità di resuscitare i morti. Un episodio significativo coinvolse Glauco, il figlio del re Minosse, che morì accidentalmente e fu resuscitato da Asclepio con l'aiuto di serpenti e un'erba magica. Questo evento spiega perché nell'iconografia dell'Ofiuco compare un serpente come simbolo di guarigione. Un mito aggiuntivo racconta che Asclepio ottenne il potere di guarigione dal sangue di Medusa, con il lato sinistro, velenoso, e il lato destro, in grado di curare e resuscitare. Resuscitò anche Ippolito, figlio di Teseo, ma questa abilità attirò l'attenzione del dio dell'oltretomba Ade. Zeus, preoccupato che il flusso di anime nel regno di Ade si riducesse, colpì Asclepio con un fulmine. Apollo, il padre di Asclepio, indignato per la punizione inflitta al figlio, si vendicò, uccidendo i ciclopi che forgiavano le folgori di Zeus. Per placare Apollo, Zeus rese Asclepio immortale e lo trasformò nella costellazione dell'Ofiuco.